Pillola della settimana, come sempre io invito a ripresentarmi, Franco Scolari, direttore del Polo e propositore di pillole per la competitività aziendale. E questa volta parliamo con l'ingegner Giuliano. Antonio Giuliano è un professionista della ricerca e sviluppo, curriculum importante a partire dalla Federico II, proseguito col centro ricerche Fiat, gestore della business unit ricerca e sviluppo. Antonio, che servizi proponi per le aziende, che programmi hai per le aziende che devono investire in ricerca e sviluppo e vogliono proteggersi qualche volta da attacchi inopinati? Allora, è di recente l'istituzione dell'albo dei certificatori a cui io e altri collaboratori del Polo apparteniamo. E l'albo dei certificatori offre la possibilità di certificare le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design svolte nel passato e che dovranno essere svolte nel futuro. Questo è un documento molto importante per eventuali contenziosi con l'Agenzia delle Entrate che purtroppo sono all'ordine del giorno. Ma in realtà questo sarebbe un servizio. Ci proporremmo come business unit di coadiuvare, aiutare, accompagnare le aziende, soprattutto per i progetti futuri, a organizzare le attività di ricerca e sviluppo, a organizzare la documentazione a corredo di queste attività e, mi permetto, molto modestamente, cercare di far diventare nella cultura aziendale la ricerca e sviluppo non come un costo, ma come una vera e propria unità di business da rendicontare attentamente e diciamo da cui suggere il know-how da mettere a fattor comune per l'azienda. Grazie Antonio. Recentemente abbiamo visto un documento importante preparato dall'ex ministro Draghi, che ci capisce di tante cose e che dice: l'Europa si salva con innovazione e investimenti. Io continuo a sperare che gli imprenditori investano in ricerca e sviluppo e sono confidente che Antonio con i suoi servizi proteggano questi investimenti che ogni tanto sono scoraggiati da, lasciami dire, invasioni giustificate anche da abusi, perché sulla ricerca e sviluppo qualcuno ha abusato e la riproposta dell'acqua calda non andava bene. Però attraverso professionisti, attraverso la rete del Polo, possiamo coadiuvare le aziende, possiamo, ripeto, offrire quel servizio, ma soprattutto, se fosse necessario, diffondere il verbo dell'organizzazione, dell'innovazione, dell'organizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo, in maniera tale che, a prescindere dai contenziosi o altro, questa veramente possa essere un sapere, una conoscenza che l'azienda potrà sfruttare in futuro. Perché al di là degli incentivi, come solgo dire sempre, che sono sicuramente importanti perché portano soldi, e figuriamoci, però poi il sapere, se rimane in azienda, è quello che fa la differenza anche per qualsiasi sviluppo futuro. E tra le altre cose è uno dei punti del famoso manuale di Frascati, a cui che è la Bibbia a cui tutti ci dobbiamo rivolgere. Non è un libro regionale per la promozione dei vini? No. E scherzando, il tuo gruppo è un gruppo interdisciplinare, perché ti avvali anche di cooperazione e collaborazioni da? Allora, spaziamo dalla sanità per arrivare ovviamente al mondo dell'industria metalmeccanica, ma andiamo in agricoltura e per mia grande fortuna ho tutti i colleghi, collaboratori esterni e interni del Polo che su questo coprono, io penso, l'intero range dello scibile umano. Questo come settore di destinazione, sì. Ma anche come professionalità ti avvali di un avvocato, un commercialista. Allora, parlando invece poi degli aspetti non solamente tecnici, ma quelli di tipo burocratico e amministrativo, credo che la differenza che possa fare il servizio offerto da questa business unit e dal Polo, ovviamente,
sia quello di poter dare un servizio a 360, voglio esagerare, 365 gradi, perché no? Più avanti, sferici, fai 360 sferici. Va bene, perfetto, e quindi diciamo avvalersi anche di esperti della parte amministrativa, commercialisti di vaglia, molto esperti in questa materia, e anche avvocati che hanno già assistito aziende nei contenziosi, perché nel malaugurato caso di contenzioso, io credo che questo sia il servizio completo che bisogna dare, perché bisogna guardare con lo sguardo strabico alla parte amministrativa e alla parte tecnica, in maniera tale che le due cose possano matchare. Licito senza la loro autorizzazione, un accordo che noi abbiamo è con il commercialista padrone e con l'avvocato Arturo. Sono nostri partner stretti e ci danno una mano a complemento della tecnologia che è quella gestita da Antonio. Io vi ringrazio, vi saluto per la competitività delle imprese, la Business Unit Ricerca e Sviluppo. Ciao! Arrivederci.